go. Una piccola grande parentesi molto importante del Rocking Universe Metal Fest è l'aspetto benefico del festival. Infatti abbiamo deciso di ospitare e di cercare in qualche modo, a nostro modo, di nel nostro piccolo anche di aiutare questa associazione che si chiama L'Albero di Greta. L'Albero di Greta è un'associazione che si occupa della ricerca e della cura di una malattia rarissima che colpisce solo in Italia 22 bambini. Greta è la piccola bimba di Franco, e Franco è qua con noi, eccolo. Ciao. Qua. Ciao, ciao. Allora, ci vuoi dire qualcosa appunto dell'associazione e comunque anche di questa cosa che stai vivendo? Ma l'associazione nasce perché purtroppo in Italia non abbiamo fonti che ci diano una mano, un aiuto per cercare di sopperire questa patologia, che è una patologia molto rara e che quindi ha bisogno comunque di una ricerca specifica. Quindi l'Albero di Greta nasce proprio per questo, e grazie a eventi come il vostro, come altri che faremo, spero, presto nel futuro, raccogliamo fondi da dare alla ricerca per questa patologia. Sì, io so che avete moltissimi amici che vi aiutano in tanti modi, sì, perché diciamo questa cosa è molto soli, sentita. Non siamo soli. Infatti questa cosa mi fa molto piacere, perché ad esempio per il nostro Metal Fest tutti i vostri amici dell'associazione, non solo, hanno creato insieme a voi tutte le, sì, le collanine, sì, i braccialetti. Hanno creato delle persone fantastiche, hanno creato, grazie alle cialde della Nespresso, giusto, bravissima, dei portachiavi, delle collanine e degli orecchini, e siamo qui appunto a proporre questi nostri piccoli oggetti appunto dal ricavato, che va comunque alla ricerca di questa patologia. Stasera Greta non c'è perché comunque domani andrà a scuola, sì, giusto? Sì, sì. Bene, perfetto. E quindi è tardi e non possiamo, però l'ultima sera, vero che ce la porterà in qualche modo? La porti. Promesso. Bene, benissimo. Allora noi aspettiamo qua Greta il 2 novembre, e so che comunque la cura sta arrivando, e quindi sta arrivando. È una parola molto forte per noi. Ma io sono sicura che è così, perché diciamo ci sono che altre malattie rarissime che... Vero. Giusto, diciamo, dillo tu. No, ci sono altre malattie rarissime dove dal nulla sono riusciti a trovare una soluzione. È anche vero che noi abbiamo la fortuna comunque come associazione di collaborare con i due massimi ricercatori italiani, che sono il professor Giustetto e la professoressa Mansberger.
e loro sono veramente bravi, si danno l'anima per questa situazione. E noi a nostro modo cerchiamo di riuscire a dar loro modo di andare avanti. Dai, allora ragazzi, allora cercate il sito L'Albero di Greta, che è www.l'alberodigreta.org. www.l'alberodigreta.org. Sì, e senza nessun apostrofo. Senza nessun apostrofo, ovviamente fate delle donazioni, aiutiamoci tra di noi e aiutateci ad aiutare, in questo caso l'associazione L'Albero di Greta. Sono bambini che possono guarire, quindi diamoci da fare tra di noi, perché non c'è altro modo se non aiutarci tra no, di noi. Siamo talmente pochi che non, per lo Stato italiano noi non esistiamo. Infatti. Allora, a presto con Greta. Grazie a te, Franco. E ciao a tutti amici di Rock in Town. Sono qua con gli Anguish Force da Bolzano. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, vi chiederei cortesemente di presentarvi al nostro pubblico di Rock in Town, uno alla volta. Allora, partiamo da te. Ciao, sono Pemel, suono la batteria. Ok. Rudy Meltal, bassista. Johnny Thunder, cantante. Oh yeah. No, tu ce l'hai il microfono. LGD, chitarra. Ok. E Luke Etz, chitarra ritmica. Ok, che poi sarebbe, vabbè. No, ok, pronunciamolo all'americano, che è Luke Etz, ok? Allora, che dire degli Anguish Force? Intanto che da Torino arrivano da Bolzano, quindi vi siete macinati un bel po' di chilometri per venire qua. Ma parliamo un attimo di voi e della vostra storia. Allora, come vi possiamo definire? Perché io ho letto un po' di cose sulla vostra biografia e ho visto che non siete identificabili in un unico genere. E mi vuoi spiegare LGD, per favore? Esattamente. Allora, intanto grazie a tutti quanti, quelli dello staff, per averci invitato. Grazie qua. Grazie a voi. E teniamo a dire che quando si tratta di aiutare qualcuno, qualche associazione per cose benefiche, noi siamo sì, sempre disponibili. Sì, giusto, ecco. L'Albero di Greta, l'albero ti di riferisci Greta, a quello. Appena abbiamo sentito che c'era questa cosa qua a scopo benefico, non ci siamo tirati indietro. Non è la prima volta che lo facciamo, a dire il vero, per iniziative simili, perché per quanto sia dura, scusami, la vita, scusami LGD, ti chiedo sì, soltanto di tenermi per quanto sia dura la lo vita so che del... non sei un cantante, sì. Quindi non sai, ecco, scusami, per quanto sia dura la vita del rocker, del metallaro in Italia, bisogna riconoscere che c'è anche qualcuno che sta peggio di noi, perciò se possiamo con i nostri mezzi, seppur limitati, dare una mano, non ci tiriamo indietro. E vi fa molto molto onore. Grazie. Questo perché non arrivate da dietro la porta, vabbè, onore anche a chi viene da qui vicino, però giustamente chi c'è una nota di merito, direi, da chi è, per chi arriva da molto molto lontano, giusto? Ecco, il gruppo nasce, diciamo, come progetto alla fine degli anni 80, quando ho iniziato a scrivere i primi pezzi, e poi si è formato nel 94 e 95 e poi, nonostante diversi cambi di formazione eccetera eccetera, ha fatto prima i suoi demo, poi i suoi CD, un po' il percorso che hanno fatto tante band, un percorso ahimè non sempre facile. Però la voglia di fare heavy metal ci ha portati fin qua e spero ancora molto più avanti. Certo, ci mancherebbe, anzi i nostri migliori auguri per la vostra Grazie. Carriera. Allora, ma parliamo di cosa avete prodotto. Ma noi come prodotti ufficiali abbiamo fatto già diversi album, e a partire dal 2003. In più la nostra vecchia etichetta discografica ci ha stampato anche del vecchio materiale, due album di materiale appunto antico, dall'88 al 2002, diviso in due volumi, e la cosa ci ha fatto un grandissimo piacere. E niente, adesso siamo in attesa di far uscire il sesto album. Sesto, caspiterina, ne avete di storia. Ufficiale, sì, perché abbiamo fatto uscire già, complimenti, già due singoli, più appunto le due raccolte che ti dicevo, perciò abbiamo fatto una decina di produzioni. In più abbiamo fatto per il mercato asiatico una musicassetta con diversi inediti in numero limitato, e adesso da poco è uscito un altro prodotto che abbiamo appunto portato qua. Hai nascosto da qualche parte. Allora, eccolo qua, aspetta, te lo tengo io. Questo è per te,
È per me, questo grazie. Per te. Questo è una copia numerata. Io poi gli LP li preferisco, ecco. Guarda, veramente ai CD, perché lo dico, hanno un calore diverso, esatto. È vero. Ecco, questo vinile, il singolo di Bermuda Triangle, che anticiperà il nostro sesto album, mm-hmm. è stato fatto in 12 pollici e numerato. Allora, non sapevamo che numero portarti, allora sì. Abbiamo pensato, visto che oggi è il 5 di ottobre, 5 del 10, in America però si legge al contrario. 10-5, ti abbiamo portato la copia numero 105. Wow, apposta ma per che te. Carini, grazie. Prego. Mille. Bene, allora, avete qualche tour in programma, qualche data importante nei prossimi mesi? Beh, noi adesso abbiamo fatto un po' di concerti e siamo in attesa di far uscire appunto il sesto album. Che dobbiamo ancora decidere con quale etichetta farlo uscire. Mm-hmm. Dopo tutti questi anni, per fortuna c'è qualcuno disposto a produrcelo. Certo. Però naturalmente cerchiamo qualcosa che ci possa anche dare un po' di supporto in più, magari. Adesso vediamo. Okay. Intanto siamo in fase di mixaggio, di mastering. Sì, quindi poi presenterete il nuovo lavoro. Tra l'altro, su questo vinile che ti abbiamo appena consegnato ci sono due pezzi che finiranno sull'album. E in più ci sono due pezzi che ci saranno solo su questo singolo. Di conseguenza, pochi, chiamiamoli così, fortunati possessori avranno la possibilità di avere del materiale inedito che non finirà sull'album. Grazie. Ecco. Bene, allora io vi chiederei ancora una cortesia di salutare il nostro pubblico nella nostra consueta maniera che voi sicuramente conoscete, giusto? Basta leggere il microfono. Allora, al mio tre, thumb up, pollici alzati, 1, 2, 3, Rocking Town! Grazie agli English Force, ci vediamo sul palco tra poco, grazie. E grazie per questo. Grazie a tutti, il prossimo brano dal secondo album è Evil Heart. Body, soul, and control.
E sono qua con i Fragore. Eccoli ciao. Qua. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, sono felice di rivedervi. Noi ci siamo Grazie. Già incontrati al Wings of Bea qualche mese fa. Allora, però chiedo di ripresentarvi per il nostro pubblico, che non sia mai che qualcuno ancora non vi conosca. Allora, Alessandro, batteria. Tu ce l'hai. Ce l'ho. Davide, chitarra e voce. Andrea, basso elettrico. Allora, passiamo un attimo alla vostra storia. Quando okay. siete nati e perché? Perché? Vabbè, allora, innanzitutto piccola parentesi tra il 2001 e il 2002, però tutta un'altra lineup. Questi Fragore nascono nel 2007. Ok. Nascono nel 2007, lui invece no, lui è arrivato un pochino dopo, ci sono stati un altro pochino di cambi di line up, lui è arrivato nel 2012 mm-hmm. e così finalmente ci siamo completati. Perfetto. Sì sì, quindi dal 2007 a oggi... Cosa avete prodotto? Allora, abbiamo il primo disco del 2009, The Dark Side of Ambition, autoprodotto, poi The Keeper nel 2011, sempre autoprodotto. Però quello è il disco che poi ci ha portato finalmente a un'etichetta discografica, a un produttore importante, che lo salutiamo, Ettore Rigotti, grandissimo, uno dei più grandi produttori d'Europa, quindi nel genere. Quindi. E con lui abbiamo registrato poi il primo EP, quindi professionale, nel 2012, Armored, e poi adesso nel 2014, maggio, il nuovo album, che eccolo. Che io ho qua. Bravissima. The Reckoning. Che adesso il regista inquadra. Eccolo qui, perfetto. Ok, okay. Bene. Progetti futuri. Progetti futuri. Ci stiamo preparando per il nostro primo tour europeo. Siamo ancora. Caspita. Sì, siamo ancora un pochino in alto mare, nel senso, ci stiamo organizzando. Quindi questa penso che sia la cosa prossima, imminente, più vicina. Cioè, ma prima dell'anno nuovo partirete già? No, no, partiremo probabilmente con l'anno nuovo. Adesso, adesso subito avremo una data con i nostri amici, poi a fine novembre con gli Homicide Agriden. Sì. Che tra l'altro anche loro presenteranno il nuovo disco. Mm-hmm. Quindi ci hanno chiesto di suonare con loro, quindi siamo felicissimi. E bene. Quindi... E comunque stiamo già lavorando sul nuovo disco. Sul ovviamente. Nuovo disco, sì. Perfetto. Certo, quindi certo. Non vi fermate mai, no, mai diciamo, mai no. Fermi. Allora, che cosa vi ha portati qua al Metal Fest? Che cosa ci ha portato? Beh, innanzitutto l'iniziativa benefica del caso, l'albero di Greta. È che una salutiamo, cosa molto... ciao Greta. Ciao Greta. Che è una cosa molto importante, tra l'altro noi non siamo nuovi a questa... è vero, a infatti... iniziative benefiche. Voglio, Italia, voglio dire appunto che io certo. vi ho conosciuto il Wings of Bea, che anche quella è certo, appunto era certo. una... in memoria di Beatrice certo. appunto. E poi c'è stata un'altra iniziativa benefica dove abbiamo partecipato, che è stato quest'estate, era un metal festival a Frassinello Monferrato, dove c'erano di nuovo Secret Sphere e altre band. Quindi questo vi fa veramente tantissimo onore. Beh, complimenti. Ti ringrazio. Complimenti. Ti ringrazio. Benissimo, allora io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e naturalmente crepi il cacciatore, come si dice, e per il vostro tour e per tutta la vostra carriera, e che sta andando tra l'altro alla grande, perché siete una band direi esplosiva, posso dirlo. Sì, okay, grazie. Siete grandissimi. E per noi è un onore infatti avervi qui. E vi chiedo anche di salutare il nostro pubblico. Al mio tre, Alessandro, al tre, ok? Allora, uno, due, tre. Rocking Town. Grazie ragazzi, grazie, ci vediamo qua. Ciao, on Frankie, stage, okay. Ciao. Ciao, grazie.
Allora, adesso sono in compagnia dei Pavic. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. E innanzitutto grazie perché io so che voi arrivate da Roma, anzi sì. Siete arrivati da poco, quindi vi siete macinati un bel po' di chilometri. È vero. E dopo il live tornerete a Roma. Fa sempre piacere partecipare a questo, certo, tipo di eventi. Certo. Allora, intanto desidero presentarvi, quindi partiamo dall'estremità. Lorenzo Antonelli, tastiere. Marco, chitarra. Ok. Joe, alla voce. Alex, al basso e cori. Antonio, batteria. Perfetto. Allora, Marco Pavic, sì. Vogliamo parlare della nascita di questo tuo vostro gruppo? Sì. Sì, allora il gruppo è nato, vabbè, qualche annetto fa, però il primo disco esce nel 2005. Sì. E so che ci sono un sacco di collaborazioni. Sì, questo... abbiamo avuto, ecco, la fortuna e l'onore di avere anche qualche nome importante per noi musicalmente, per la nostra carriera. Diciamoli pure. Sì, chi Marcello degli Europe, come Tony Franklin, che ha suonato con i Whitesnake, Vitaly Kupri, famoso tastierista. Quindi, ecco, hanno un po'... era una ciliegina sulla torta del primo disco. Certo. E poi che è successo? E beh, comunque volevamo continuare anche per le gambe nostre, quindi il secondo disco abbiamo ridotto un po' gli ospiti, sì, a favore della band. Giusto. Quindi c'è stato più un lavoro nostro, di squadra, mm-hmm, in questo senso. Bene. Per arrivare oggi al terzo disco ancora più compatti e più affiatati. Che tra l'altro io del terzo disco ho visto i video, sì, i video ufficiali, che sono straordinari. Ti ringrazio, abbiamo sono fatto proprio, tre video. Cioè, hanno un'impronta americana, non so come dire. Grazie. Molto. Beh, fa piacere. Molto, che molto sono stati belli. Apprezzati. Sì, sì, sicuramente. Ecco, poi cambia, mi sembra, la line-up. Sì, è cambiata leggermente, anzi, ultimamente un po' di più con l'entrata di Joe, perché cambiando il cantante cambia un po' tutto, mm-hmm, quindi nuove, allora, influenze musicali, il suo, certo, nuovo approccio, comunque ognuno porta delle cose sue, musicali e anche umane, nel gruppo, e quindi si crea un'altra atmosfera che continua il percorso a modo proprio. Certo, allora passerei il microfono, sì, a Joe, Joe. Così parliamo della seconda fase dei Pavic. Sì. Allora, quindi tu, Joe, entri nel gruppo, sì, e come lo definiresti come genere musicale? Beh, un genere che comunque è variato nel corso degli anni per poi arrivare in questa chiave più moderna, un po' alternative metal, hard rock, un po'... Oggi nel calderone dell'hard rock ci finiscono un po' tutti i generi di rock, però diciamo alternative metal va bene. Sì, io ho sentito appunto i vostri brani e mi sembrano appunto, io li definisco forse per età, diciamo, hard rock. Sì, certo. Che a me piace tra, sì, l'altro va moltissimo. Benissimo. E comunque il metal è nato poi da lì, dall'hard, certo, rock, no? Quindi, certo. Ecco, che cosa vi ha spinti ad arrivare fino qua da Roma e ritornarvene stasera stessa a casa? È fondamentalmente la passione per la musica, che è quella che poi è il motore di tutto, ma anche la possibilità di partecipare a una serata comunque che ha uno scopo benefico e di fare comunque qualcosa nel nostro piccolo per l'albero di Greta, quindi comunque, sì, per Greta e i suoi piccoli amici, certo. Esattamente, abbiamo piacere di poterlo fare, insomma. Bene, perfetto. Allora, invece parliamo dei vostri progetti futuri, tour, so che ne avete. Sì, beh, fortunatamente sì, siamo tornati da poco da un tour all'estero e a breve ripartiremo il 21 di ottobre. Per insieme... subito, sì, praticamente. Sì, freschissimi. Insieme ai Circle to Circle andremo in giro fra l'Olanda e la Svizzera a fare qualche altro concerto. A portare il vostro nuovo lavoro, esatto, giusto? Sì, esatto, it's worth the answer. Bene, benissimo. Allora, in bocca al lupo per il vostro, grazie, tour. Crepi il cacciatore, grazie. Come? Crepi il cacciatore. Bravo, bravissimo. Questo sono lupo, assolutamente destinato, d'accordo. Allora, vi vedremo tra poco on stage e vi chiedo ancora la cortesia di salutare il nostro pubblico a casa che ci sta guardando, certo, al mio tre, ok? 1, 2, 3 Rockin' Town! Grazie ragazzi, grazie a te. Grazie.
prossimo pezzo è dedicato a chi ha coraggio di tendere sempre la mano quando c'è qualcuno che ha veramente bisogno. E con la band lo dedichiamo oggi, come più o meno sempre, a Chico Forti, Enrico Forti. Non so chi di voi lo conosce, non è troppo lontano da noi. È una persona ingiustamente detenuta in America per un omicidio che non ha commesso. La canzone si chiama Song for the Rain. Con i Wall Singer. Wall Singer, yeah. Yeah. Allora, presentiamoli. Dunque, Albo. Cosa suoni? Chitarra. Aaron, bassista. Yeah. Raffaella, singer, voice. Ah, pensavo suonassi le tastiere. No, ci ho provato ma mi veniva molto male. Ok. Gillo, batteria. E poi abbiamo per questa sera... Abbiamo uno special guest, tra virgolette, senza special magari. Figlio di Raffaella, suono la chitarra elettrica, Nicolas. Ok, benissimo. Allora, la prima domanda che mi viene in mente di farvi è un po' la vostra storia. Quando vi siete formati e perché? Why? Allora, ci siamo formati circa 2 anni fa da una grandiosa idea di Aaron Wolf, che mi ha voluto coinvolgere, anzi riportare di nuovo su un palco dopo diversi anni in cui avevo proprio scartato la cosa e mi ero anche abbastanza stancata di essere sempre live, in uno stage continuativamente, sì. E la sua passione per questo genere, che è l'heavy metal, che ci accomunava, per cui è tutta colpa sua, è stato lui. È stato appassionato di gruppi heavy metal con voce femminile e quindi il suo stile, quindi non ho adorato la voce pulita. Certo. Ma tu prima cantavi sempre nel genere metal oppure no? Allora, io amo il genere heavy metal da quando avevo circa 15 anni, però per vari motivi di studio, perché ho studiato lirica conservatoria, anche motivi soprattutto economici, come sai bene l'heavy metal purtroppo dà da mangiare a molto poche persone. Certo. Ho fatto altri generi per quello che riguarda, ecco, il lavoro musicale. Che però ti hanno portato a, appunto, ad essere la front woman dei Wall Singer. Esatto. Allora, io so che il 20 luglio di quest'anno è uscito il vostro album. Esatto. Ci vuoi dire qualcosa? Facciamo parlare Aaron, come... Ma posso dirti semplicemente, okay, che questo album è nato da una collaborazione così casuale con un chitarrista tedesco che è Rudy Graf, che ha diversi gruppi in Germania, che ci ha proposto dei brani, li abbiamo vagliati, ci sono piaciuti, eravamo formati da veramente poco tempo, quindi
abbiamo cercato di fare tutto nel massimo delle nostre possibilità e abbiamo avuto poi la collaborazione eccezionale di un chitarrista come Rudy Graff, che è un chitarrista storico degli Warlock di Doro Pesce. Sì. E dei Rage. Esatto. E quindi abbiamo fatto uscire quest'album che è in realtà una collaborazione, quindi pezzi scritti da loro. Citerei anche Stefan George, chitarrista che ha... Esatto, dei Tide, che ha scritto questi brani. Noi li abbiamo riarrangiati sia nei testi e nella linea vocale che per le parti di basso, insieme è nato quest'album. Bene. Nell'album c'è già un singolo dei Wall Singer, proprio totalmente scritto da noi, in questo caso con la collaborazione di Nicola Spandolfi. Sì, con il tuo bimbo. Mio bimbo. Special guest della serata. Della serata, giusto. Il pezzo che abbiamo scritto, l'abbiamo già incluso. I prossimi pezzi, alcuni dove figurerà sempre anche lui. Ecco, quindi avete in progetto un nuovo album. Sì, che speriamo nei primi del 2015. Che è... E quindi poi partirete per la tournée. Ma date non ci fermeremo mai. Anzi, stiamo già programmando alcune già per il 2015, adesso non vogliamo ancora dire niente. Vabbè, sì, è un po' presto, diciamo, però una piccola anticipazione, insomma. Ma un'anticipazione ce ne sarà una confermata dalle parti di Brescia. Bene. Bene, perfetto. Allora, vogliamo salutare il nostro pubblico. Ci vediamo tra poco qui sul palco. Ma vi voglio chiedere ancora una cosa. Che cosa vi ha portati qui al Metal Fest? Allora, innanzitutto ringraziamo te e anche chi ci ha portato qua, che ci ha fornito praticamente l'occasione per essere qui. Grazie a voi per essere qui. Quello ovviamente. E poi soprattutto, cioè, abbiamo visto una buona causa, che è quella di promuovere l'iniziativa che va a supportare l'Albero di Greta. Abbiamo poi parlato tantissimo di questa sindrome, eccetera, eccetera, di tutte le problematiche eventuali, di cui una proprio quella dei finanziamenti. Esatto. Con il papà di Greta. E quindi ci siamo sentiti tirati in causa, in una buonissima causa. E ovviamente l'ambito è quello nostro e quindi ci fa più che piacere di avere un attimino di condividere il palco anche con un'altra band doc, sì, come avete selezionato voi. Ecco, e noi siamo felici di avervi qui e tutto quello che hai detto, insomma, vi fa molto molto onore, grazie. Allora salutiamo il pubblico alla nostra maniera, giusto? Al mio tre. Vai. Tu dai il microfono a loro, io lo do a loro. Siamo Rockin' Town! Grazie ragazzi, ci vediamo qua. A presto. Grazie. Il brano si titola Jump on the Head! Jump on the Head! We'll be right back.
stati scelti per provare a suonare la nuova sigla di Rock in Town. Siete pronti? Sì. Benissimo. Allora, innanzitutto è un pezzo dei Green Day, questo qua. Quindi un pezzo dei Green Day, pezzo punk, vediamo chi mi sa dire che tipo di ritmo è. It's time to dance, everybody! Che ritmo è? Terzinato. Shuffle. Bravo! Cosa vuol dire shuffle? Che il la seconda... che le terzine hanno una pausa... Un po' più di sicurezza, dirlo, più di sicurezza. Va bene, ho capito. È in ottavi, fatto saltellato. Ecco, saltellato è bello. Sì, perché vuol dire saltellato vuol dire che fa tipo tun cia tun cia tun tu cia tun tu cia tun cia tun cia tun tu cia tun tu cia. Mattia, va bene saltellato tun cia tun cia, però spiegamelo in un modo un pochino più musicale. Anzi tu vai, Nicolo, dimmelo in un modo un po' più con la musica. Le terzine. Siamo proprio a posto, guarda. Allora, ascoltiamocela di nuovo un attimo. Love, it's love. It's time to dance, everybody. I've lost my way, oh baby, this stray heart. We're to another. Can you recover, baby? Oh, you're the only one that I'm dreaming of. Your precious heart. What's on the fire? Adesso c'è da studiarla, me la sentite? Sì. Bene, allora io torno tra 5 minuti e voglio che cominciate a provarla sul, prima sul pad e poi sulla batteria, ok? Mm-hmm. Bene. Bene ragazzi, avete capito? Sì, certo. Sa ragazzi, adesso andiamo a provare la batteria, dai. Proviamoci. Cosa devo fare? Attenzione. Va bene, lo proviamo insieme. Vai. 1, 2, 3, 4. Va bene ragazzi, allora mi raccomando, la prossima settimana datevi da fare perché dobbiamo registrare, ok? Bene. Avanti. Permesso? Ciao. Ciao Gianluca. Allora, dobbiamo rifare la sigla di Rock in Town come parte del reality che stiamo girando. Bisogna di un bassista giovane e in gamba che faccia le parti di basso, ce l'hai? Sì, dovrebbe arrivare Nicolò per la lezione, possiamo chiedere a lui. Un altro Nicolò, anche io ho un batterista che si chiama Nicolò. Sarà lo stesso? No, spero di no. Va bene, allora, la canzone la conosce Stray Heart dei Green Day. Quindi abbiamo poco tempo, quindi cerca di fare il meglio che puoi farla subito, ok? Faccio sentire. Grazie. Ciao. Ciao. Tutto bene? Bene, te? Senti un po', ti volevo chiedere, mi hanno chiesto un bassista per registrare la sigla di Rock in Town. Ti potrebbe interessare come... Certo.
magari sentiamo il pezzo da registrare, se... Direi di sì. Love, it's love. It's time to dance, everybody. I've lost my way, oh baby, this stray heart. We're to another. Can you recover, baby? Oh, you're the only one that I'm dreaming of. Your precious heart was torn apart by me and you. Cos'è che non hai capito? Non ho capito la radice di là e la radice di me. Allora, facciamo una cosa. Visto che sei un calciatore, ragioniamo per settori del campo. Radice di mi sei sulla fascia sinistra, per cui corda numero 6, ok? Che è un mi. Ok. Sei un'ala sinistra, ok? Radice di là sei sulla corda numero 5, la. Sei un'ala destra. Ok. Sei il caos della situazione. Anzi no, tu sei del Toro, sei Cerci, dai, ho capito. Allora, pratica, listen. Poi dice non c'è riesco, no? Allora, in pratica, devi il colpo di cassa viene ogni 4, quindi è... Bravissima, perfetto, perfettissima, brava, 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 perfetto. Vedi, bastava accendere la telecamera. Adesso aspetta, fammi il sorriso, mettere il quadro. Non guardare me però. Il tema, abbiamo detto, è la cosa fondamentale, non è eseguire le note uguali, e come le esegui? Non ridermi in faccia. Lo so che ti faccio ridere. Allora, e come le esegui? Il carattere che dai, ritmico, è fondamentale. E il carattere espressivo, dove c'è un glissato è un glissato, dove è staccato, adesso fai del tuo meglio, l'hai appena imparato questo primo frammento, quindi non pretendo la luna, però mettici il cuore, ok? Gianni Morandi, dai che ce la fai. Dai, prova a farmi sentire il tema iniziale, io ti faccio l'accompagnamento. Ok, 1, 2, 3, 4. Passaggi, è vero o non è vero, che abbiamo detto, proprio uno di quei passaggi in cui abbiamo detto è fondamentale prevenire la posizione, sapere quale dita tu userai, devi pianificare tutto. Quando suoniamo, sembra, anche quando facciamo la jam, sembra a chi ci ascolta, agli occhi di chi ci vede e alle orecchie di chi ci ascolta, che noi stiamo improvvisando tutto spontaneamente. In realtà l'improvvisazione è spontanea, ma è fatta di miliardi di ingredienti che per anni noi abbiamo studiato pianificandoli. Il carattere sarà questo. 1, 2, 3, 4, 1. Thank you.
bravissimo, mi canta da benissimo. Adesso la rifacciamo però. Adesso la rifacciamo da capo. Allora. Ciao Gigi, senti scusami il ritardo, però c'era un traffico da mettersi a urlare. Io poi quando c'è tanto traffico divento tanto cattivo e riesco anche a infilarmi nelle grane, eh. C'era qualche vecchietto che mi voleva ammazzare. Comunque niente, spero che il capo non se la prenda troppo per il ritardo. Ti preoccupare, basta che tu abbia studiato. Hai studiato per gli SDC? Hai una domanda di riserva? Va bene, dai. Sai che io faccio anche il medico a tempo perso, eh? Sì, sì, a tempo perso. Tra un esercizio e l'altro di batteria. Diciamo che l'ho studiato molto prima di coricarmi, nel senso che l'ho pensato. Ah, benissimo. L'ho allora... pensato tale. E poi l'ho anche ascoltato sull'iPod mentre correvo. Ah, perfetto. Allora sono sicuro che adesso farai un prodotto veramente professionale. Assolutamente, guarda, benissimo. Senza... Sì, sì, sì. Bene. Sì, sì. Sono bene. Pronto. Start! Wouldn't it be nice?